Potrei dire di aver iniziato a fare la guida un po' per caso, anche se forse il caso è il nome con cui la provvidenza a volte ama nascondersi agli occhi degli uomini. Tutto è avuto inizio nel 2007, quando ho partecipato alla proposta in Terra Santa dei Gesuiti, proposta per giovani basata tutta sull'essenziale, la Bibbia, il sacapelco e poco altro dentro lo zaino. Fu un'esperienza molto importante, perché oltre a farmi conoscere e a scoprire una terra meravigliosa, mi permise di entrare un po' in quella parola che in quella terra si è concretamente incarnata e scoprire che proprio il rapporto tra terra e parola è essenziale per entrare dentro nella conoscenza appunto della Bibbia. Da lì decisi di tornare ogni anno, d'estate, dando un po' una mano a questi amici gesuiti nella logistica dei pellegrinaggi, un po' la mia gavetta. E nel 2010 poi la Frate Sole rimase senza la guida per un gruppo da un giorno all'altro, e non trovando sostituto chiesero a questi amici gesuiti se conoscevano qualcuno per sostituirla. Fecero il mio nome e così la Frate Sole mi propose questo primo pellegrinaggio, un po' con incoscienza, anche con tanta paura, perché insomma era la prima volta che dovevo gestire un gruppo. Iniziai a accompagnare in Terra Santa appunto le persone. In realtà poi la collaborazione più stretta iniziò qualche anno dopo, nel 2012, quando decisi di lasciare, diciamo, l'insegnamento per fermarmi più tempo in quella terra, per conoscerla e per nutrirmi della parola. Credo poi in fondo che l'origine di tutto sia anche dalla quantità enorme di doni che quella terra mi ha dato e che quindi come ogni dono vada poi restituito e condiviso. Due sono gli aspetti che mi piacciono di più nel fare la guida, due aspetti che trovano il loro comune denominatore nel rapporto con i pellegrini. Innanzitutto, credo sia un dono veramente grande poter riascoltare la parola e riguardare la terra con orecchi e occhi sempre nuovi, e cioè quelli dei pellegrini, che con i loro rimandi, le loro sensazioni, emozioni e condivisioni permettono come di ripercorrerla come se fosse la prima volta. E questo mi permette anche di scoprire come la parola veramente abbia una capacità incredibile di penetrarti dentro e di risanarti laddove ce ne sia bisogno. Insieme a questo, dover rispondere alle domande dei pellegrini, dover, come dire, adeguarmi anche a situazioni sempre nuove, sia nel rapporto con i gruppi, ma anche con gli imprevisti, che in quella terra sono quasi previsti, bene, mi ha tirato fuori delle capacità, delle risorse, e l'occasione anche appunto di poter approfondire la mia fede e la conoscenza appunto della parola. Ecco, direi che forse è questo quello che mi piace di più nel mio fare la guida, potermi rimettere in gioco ogni volta e riscoprire appunto la bellezza di quella parola. Il ricordo più bello è un ricordo un po' particolare, in quanto non si tratta tanto di un avvenimento quanto di un luogo, ovvero il deserto del Negev. Deserto in ebraico significa luogo della parola. Davvero ancora negli occhi l'immagine di queste distese che a tratti sembrano dei rotoli aperti, rotoli su cui appunto sono impresse ancora, diciamo, le orme di pellegrini che con me hanno camminato quella terra, sulle orme del popolo di Israele, appunto leggendo la parola e camminando e sudando sotto il sole. Ma tanti appunto sono gli istantanei del deserto, la commozione di vedere il deserto fiorito a febbraio, a marzo, alla fine della stagione delle piogge, un'immagine che i profeti hanno usato per appunto rappresentare la forza risanatrice della parola. Ma potrei ricordare un tè condiviso con i beduini, appena cotto sugli escrementi degli animali, o un bagno in mezzo a un laghetto in mezzo al deserto del Negev, piuttosto che il contrasto tra il bianco del deserto e il cielo azzurrissimo. Diciamo che questo luogo mi ha segnato profondamente perché ha fatto conoscere come noi, io, ma come tutti noi, siamo un deserto abitato da una parola.